Dunque, proviamo oggi a ricostruire l'iter della Broni Mortara, l'autostrada che collega in maniera orizzontale due parti della provincia di Pavia, anche se in realtà autostrada regionale propriamente non è, perché sconfinerebbe in Piemonte, ma poi lo vediamo dopo. Dunque, nel 2003 si inizia a parlare del progetto di realizzazione della Broni Pavia Mortara, riesumato da una tavola rotonda del 69? Sì. Si è cominciato a parlare di questa autostrada all'inizio degli anni 60 in un convegno a Salice Terme. Dopodiché nel 69 è stata fatta appunto una tavola rotonda su autostrada Stroppiana-Broni, questa è la copertina della raccolta degli atti di quel convegno, dove il presidente della provincia e un ingegnere della Sabrom, quindi già della Sabrom, scusate, di una ditta che era legata appunto a Sabrom, avevano presentato questo progetto che andava esattamente da Broni a Stroppiana. Nel 2005, a dicembre, inizia la conferenza dei servizi, che termina a febbraio del 2006. Esatto. È stata una conferenza abbastanza tribolata, nel senso che pensavano di chiudere subito, invece sia per il territorio che ha cominciato a reagire a questo progetto così imponente e soprattutto invadente, che crea diverse criticità e problemi, e poi anche i sindaci hanno, ad esempio nella conferenza di servizi, avevano chiesto all'unanimità, appena finita la conferenza di servizi, la valutazione ambientale strategica dell'opera, quindi che si potesse inserire questo progetto all'interno del tessuto agricolo della regione, della provincia di Pavia, e che si potesse verificare quali erano gli impatti che quest'opera realizzava. Evidentemente questa cosa poi non è andata avanti, è stata fatta una specie di valutazione sintetica, l'han chiamata, assolutamente non soddisfacente, e tant'è vero che adesso, se appunto la valutazione di impatto ambientale è stata sospesa un anno e mezzo fa, è proprio perché chiaramente c'erano dei problemi. E quindi da lì è cominciato anche la nascita del coordinamento dei comitati e delle associazioni contro l'autostrada, sono oltre una quindicina, e da lì abbiamo cominciato a portare avanti un discorso anche di assemblee pubbliche per informare la gente, perché devo dire che c'era assoluta disinformazione su questa cosa. È stato proprio il nascere del comitato, di diverse organizzazioni, di una cittadinanza attiva, insomma, che si stava e che si sta tuttora mobilitando contro la realizzazione dell'autostrada, che ha fatto subire delle battute d'arresto poi all'iter di realizzazione, di costruzione della Broni Mortara. Ci sono state diverse criticità che sono state avanzate, dall'impatto ambientale alla ricaduta che la costruzione di un'autostrada strada può avere sulla salute anche dei cittadini. Certo, devo dire che c'è stata una profonda diversità tra la reazione delle amministrazioni nel primo tratto. Non siamo mai riusciti in tutti questi anni ad avere la presenza degli amministratori nelle nostre assemblee, mentre per il secondo tratto, quello che va da Castel d'Agogna a Stroppiana, decisamente i sindaci hanno partecipato molto di più, si sono resi conto di quali erano le criticità. È vero che, voglio dire, tutti questi anni di battaglie hanno fatto emergere questi problemi, ed è stato importante perché naturalmente sono progetti che spesso passano sopra a qualunque cosa, perché si pensa con questi progetti di rimettere in moto l'economia. In effetti, se dovessimo guardare, e noi l'abbiamo analizzato, i comuni che sono lambiti dall'autostrada, che beneficio ne hanno avuto, avremmo molti ma molti problemi. Abbiamo un caso limite, l'incrocio di due autostrade, Casei-Gerola, che sta attraversando una crisi spaventosa appunto dopo la chiusura dello zuccherificio, quindi non è certo l'autostrada che porta benessere e lavoro, è tutt'altro, è un lavoro sul territorio, una programmazione, una pianificazione che purtroppo in questa provincia da decenni manca. Voi avete anche fatto
fatto portato anche un grafico da un censimento del 2001. Vi siete basati proprio sulla situazione occupazionale, sui luoghi di occupazione dei pavesi, per verificare se effettivamente ci fosse la necessità di realizzare un'autostrada che collegasse in modo orizzontale la provincia. Ecco, quello che è venuto fuori è questo. Sì. Allora, abbiamo preso i dati del censimento, perché ciascuno di noi nel censimento ha dichiarato dove si sposta durante il giorno per andare o al lavoro o allo studio, perché c'è anche i movimenti degli studenti che contano parecchio. Questi movimenti vengono naturalmente tutti registrati dall'Istat. Purtroppo non abbiamo potuto prendere quelli del 2011 perché evidentemente non ci sono ancora adesso, che sono passati 2 anni, però abbiamo preso quelli del 2001. La situazione che è emersa è questa, e come si vede anche schematicamente, tutti i flussi in provincia di Pavia vanno da nord a sud. L'autostrada fa esattamente questo percorso, quindi come potete vedere non c'è assolutamente necessità lì. Infatti l'autostrada è stata pensata per sgravare la 4, cioè la Milano-Torino, e far passare a sud una parte del traffico. Il problema è che evidentemente questi 44.000 veicoli all'interno del nostro territorio sono solo di transito, quindi ci lasciano solo inquinamento senza portare nessun beneficio. E a nord ormai stanno facendo tanti interventi, la Brebemi, l'altro pezzo di Pedemontana, per cui occorre valutare, soprattutto con la situazione economico-finanziaria attuale, se davvero questo progetto è ancora attuale. Il progetto di realizzazione della Broni-Mortara, se non erro, sarebbe dovuto costare 1.280 milioni di euro per la realizzazione di 67 chilometri di autostrada. 52, quella cifra è relativa al primo tratto, quindi sono 52 chilometri, sì. Che parrebbero non avere un'alternativa, ecco. Anche a questo riguardo avete fatto un grafico mettendo a confronto delle autostrade già esistenti e calcolando un risparmio di tempo, no? In chilometri, se appunto un automobilista dovesse percorrere la Broni-Mortara anziché i tratti già esistenti. E cosa è uscito da questo calcolo? Una cartina presa da internet della situazione da Piacenza, delle autostrade da Piacenza a Courmayeur. Perché Courmayeur? Perché una delle motivazioni che danno per l'autostrada è il portare le merci dalla parte centrale della pianura padana fino al Monte Bianco, al valico del Monte Bianco, che però, come sapete, nel frattempo è stato contingentato per le note vicende degli incidenti, eccetera, quindi non può passare più di un determinato numero di tir. Noi abbiamo messo a confronto, attraverso uno di quei programmi che calcolano i chilometri dei percorsi, il primo, che è quello che fa la 1, cioè l'autostrada del Sole, la tangenziale di Milano, la 4 e poi attraverso l'autostrada del Trafoglio arriva a Courmayeur. L'altro, quello verde, è la 21, cioè quella di Piacenza, che poi incontra la 26, appunto dove si raccorderebbe anche la Broni-Mortara, e prosegue. Infine, in rosso è il tracciato della Broni-Mortara. Bene, i risultati sono stati questi, vedete dettagliato casello per casello le uscite, quindi il calcolo dei chilometri, in fondo vedete il risultato, sul primo tracciato, quello della 1, sono 10 chilometri, sul secondo sono 20 chilometri di differenza, quindi un automobilista che percorre uno di questi tre tracciati al massimo guadagna 20 chilometri. Ci domandiamo se è il caso di costruirne 67 per risparmiare 20 chilometri. L'autorizzazione e l'iter che doveva portare alla realizzazione della Broni-Mortara ha subito delle battute d'arresto, tanto è vero che ci sono stati 4 ricorsi al TAR dal 2008, quindi dall'assegnazione della gara, poi per 4 anni fondamentalmente non se ne è fatto più nulla. A gennaio 2013 doveva essere compiuta l'opera in realtà, però siamo ancora qui senza un nulla di fatto. E la cosa più grave è che con questa suggestione dell'autostrada le strade si stanno degradando e non subiscono interventi adeguati. Quindi noi non abbiamo l'autostrada da un lato e dall'altro lato sono abbandonati tutti i progetti, come quelli alternativi che c'erano, qui voglio dirlo perché una delle polemiche
che viene sollevata ad esempio dall'assessore regionale Melazzini, è che non ci sono alternative. Le alternative c'erano, sono state già in progetto e già finanziate in parte. Costava 280 milioni l'alternativa che da Bressana arrivava a San Martino con un nuovo ponte sul Po di 150 milioni di euro, più il resto in totale 280 milioni di euro. La realtà è che queste cose sono state nel 2002 accantonate nella proposta appunto di autostrada che è seguita nel 2003. Quindi noi siamo convinti anche che andrebbe analizzato un po' il traffico per decidere dove realizzare il ponte sul Po e quale collegamento, perché dalle poche informazioni noi non abbiamo a disposizione la possibilità di fare dei censimenti del traffico e tutto, però dalle poche notizie che ci arrivano sembra che il traffico maggiore arrivi dall'oltrepo occidentale, quindi più verso Voghera che verso Bressana e Broni. Questa sarebbe una questione da tenere in considerazione, però purtroppo la realtà è questa. Siamo appunto a ottobre del 2013, i lavori dovevano essere finiti nel 2012 e doveva essere inaugurata a gennaio del 2013. Stiamo ancora aspettando. Ecco, qualche giorno fa la Sabrom ha presentato la documentazione integrativa per la valutazione di impatto ambientale. Ecco, quindi c'è una ripresa dell'iter, a che punto siamo? Lei in tal proposito ha inviato anche una lettera al ministro dell'Ambiente Orlando, alla quale non ha ricevuto risposta. Assolutamente, per ora no, diciamo che confidiamo. Sì, dunque la valutazione di impatto ambientale è iniziata il 19 gennaio del 2012 con la presentazione al Ministero di tutta la documentazione. Ci sono state 106 osservazioni a quella documentazione e a luglio la stessa ditta ha chiesto di sospendere l'iter per presentare della documentazione integrativa. È passato anche lì più di un anno e mezzo. Da luglio, in pratica ottobre adesso, e adesso hanno presentato la documentazione integrativa, perché appunto si sono accorti che c'erano gravi lacune in quel progetto. In pratica fin quando rimaneva in Regione Lombardia andava naturalmente tutto bene, perché chi decide, chi controlla è la stessa Regione. Appena valicato il confine della Regione Lombardia i problemi sono venuti fuori. Noi pensiamo che sia attraverso i ricorsi al TAR che attraverso appunto il Ministero si sappia trovare quelle che sono davvero le criticità di questa autostrada e farle emergere finalmente chiaramente. Per quanto riguarda il Ministero, sì, c'è stata la scoperta con la pubblicazione dell'avviso della valutazione di impatto ambientale che la documentazione era già stata inviata al Ministero a giugno, addirittura dice dal 24 di giugno, questo è l'avviso che è stato esposto. Bene, a noi questa cosa sembra abbastanza grave perché solo l'altro giorno, quindi martedì, è stata pubblicata sul sito del Ministero la documentazione, quindi oltre una settimana dopo quello che era il termine di avviso che è stato pubblicato. I cittadini già hanno grosse difficoltà ad affrontare questi problemi. È chiaro che una valutazione di impatto ambientale implica solo l'integrazione, sono circa 200 file, quindi solo aprire questi documenti, guardarli, capire cosa c'è scritto, analizzarli e tutto è molto difficile. Se poi i 60 giorni a disposizione diventano neanche 50, perché appunto ci sono ritardi di questo genere, chiaramente diventa difficile. Con tutte poi le questioni che ci sono alle spalle, perché il Ministro aveva appena risposto a una interpellanza e non so se sapesse o se non sapesse quello che gli ho chiesto nella lettera, sta di fatto che non aveva citato che loro già da giugno erano in possesso della documentazione integrativa. Per carità, tutti possono avere dei difetti di comunicazione eccetera, vedremo che cosa risponderanno. In ultima battuta, lei pensa che questa autostrada, che in realtà si dovrebbe chiamare Redavalle San Martino Sticomario Castel d'Agogna, geograficamente parlando, si farà mai? Spero di no, nel senso che noi abbiamo un problema di collegamento e un problema di manutenzione e messa in sicurezza delle strade della provincia, questo sì, di un collegamento nord-sud, per cui saremmo disposti a discutere un'alternativa di questa autostrada, non siamo quelli che dicono no a nessun progetto. Questa, che va in senso assolutamente diagonale alla provincia, per noi non ha senso, quindi ci battiamo fortemente proprio perché ciò non avvenga, disponibilissimi a discutere le alternative e a integrare però i trasporti in un sistema, in una pianificazione che veda la ferrovia come nucleo centrale.
integrata poi dai trasporti pubblici intesi anche come autobus eccetera, e chiaramente non tutto si può fare con quello, quindi va benissimo il traffico privato, però limitato alle dorsali importanti e a progetti che possono mettere in sicurezza i ponti che abbiamo, che sono lì sul Po, che vacillano, e questo è un grave problema. Però condizionare la possibilità di fare un ponte e realizzare 67 km di autostrada, secondo me non c'è un intero.